Siamo con Rosa Maria Clemente, candidata alla Camera con potere al popolo. Non è la prima esperienza in campagna elettorale. Abbiamo avuto una precedente esperienza alle ultime amministrative a Caserta. Come mai questa decisione e questa voglia continua di lottare che ci fa molto piacere? Effettivamente non è la prima volta perché su questo territorio sono impegnata da sempre, e già con Alleanza per Caserta Nuova, col sindaco Bulzoni, e io sono stata appunto candidata e parte del coordinamento per Alleanza. Quindi penso che qualsiasi cittadino debba sempre cercare di dare il meglio per il suo territorio, per il suo paese, e quindi continuo a dare una mano per quello che è nelle mie possibilità. La precedente campagna e il precedente impegno a cui facevi riferimento riguarda Speranza per Caserta e niente, poi diciamo sono state fatte scelte diverse e con molta lealtà io ho portato la mia proposta e i rappresentanti di quel movimento hanno scelto diversamente e invece io penso che ci sia bisogno, soprattutto adesso nel nostro Parlamento, di una forza chiaramente antiliberista, una forza appunto che non riduca, che non si rassegni all'idea che l'uomo sia ridotto appunto a servizio dell'economia, ma come dice lo stesso Papa Bergoglio, l'economia deve essere a servizio dell'uomo. Come mai ha deciso per potere al popolo? Cosa l'ha convinta? Dunque, diciamo che è stato come dire, uno sbocco abbastanza naturale perché io ho aderito all'appello del Brancaccio, quindi stavo lavorando con la piazza, con le 100 piazze per l'elaborazione di un programma appunto che mirasse all'unità della sinistra radicale, a sinistra al di là del PD e quindi lavoravamo in particolare per quello che mi riguarda, stavo lavorando appunto all'elaborazione del programma per la scuola democratica, per la scuola della Costituzione. Ecco, oggi infatti l'incontro con i cittadini verte proprio su questo, sulla Costituzione, sull'articolo 33, soprattutto della Costituzione, garantista della scuola e della parità, quindi tra la scuola privata e la scuola pubblica. I tempi però sono cambiati, così come è cambiata anche la legge per la scuola. Cosa ci può dire, cosa pensate, insomma, della nuova legge? Dunque, la legge 107 del 2015 secondo noi ha minato, distrutto proprio. Dignità fra i vari organi appunto che lavorano all'interno della scuola dei vari lavoratori e quindi la condivisione democratica di tutte le decisioni che riguardano appunto il piano dell'offerta formativa e quindi l'educazione dei ragazzi. In particolare noi abbiamo visto che rotta questa coesione fra i lavoratori con il cosiddetto diritto manager, i docenti sono sempre più stati compressi e quindi impediti di con serenità di elaborare, di prendere le loro decisioni e quindi di insegnare quelli che sono i principi fondamentali appunto nella crescita di un ragazzo, proprio appunto la conoscenza della Costituzione, della solidarietà fra le persone e appunto la crescita personale, sapendo sempre però di essere in una comunità educante, dove ognuno mette i propri talenti al proprio servizio, ma soprattutto al servizio degli altri, così come recita l'articolo 3 della nostra Costituzione, dove appunto la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli perché ogni persona si possa formare e subito dopo poi essere partecipe come lavoratore al progresso civile, sociale, politico ed economico del nostro paese. Quindi nessuno si salva da solo. La scuola purtroppo oggi con la 107 ha perso questa collegialità e questa democrazia e noi attraverso la legge di iniziativa popolare che fa parte del nostro programma vogliamo riportare la democrazia nella scuola, la serenità tra i lavoratori e la pari dignità nella scelta appunto che serve a far crescere persone serene,
persone equilibrate e persone appunto che siano solidali. Sono sempre più numerosi gli episodi di violenza a scuola tra professori e alunni. Cosa si potrebbe fare per prevenire tutto questo? È proprio l'attacco continuo che è stato portato all'autorevolezza della scuola da almeno un trentennio a questa parte, che ha fatto sì che si credesse sempre meno nell'istituzione scuola, ragion per cui le famiglie che già fanno fatica, come dire, ad educare serenamente i propri figli ai principi della convivenza civile, perdendo appunto fiducia nel ruolo, nella funzione della scuola, che a lungo invece ha garantito, come dire, la mobilità sociale, chiunque si impegnasse seriamente, aiutato appunto attraverso l'articolo 3, come dicevamo prima, poteva aspirare al progresso personale e sociale. Purtroppo rotta questo patto tra scuola e società, tra scuola e famiglia, è persa l'autorevolezza da parte della scuola in questo senso, chiunque pensa di poter entrare dentro la scuola e portare le sue modalità assolutamente incivili. Quindi io penso che i giovani siano le vittime fondamentalmente di questa politica che ha tolto autorevolezza alla scuola e che assolutamente la scuola deve riconquistare per dare alle famiglie appunto chiara tranquillità, chiara serenità rispetto a quello che la scuola può fare per promuovere i propri figli prima di tutto come persone e poi dandogli le competenze necessarie per andare nel mondo sicuri. Grazie.